tutti, bentornati in un nuovo video confronto di creme contorno occhi. Sapete che io sono sempre alla ricerca della crema contorno occhi perfetta, nonostante io abbia trovato già validissimi prodotti, devo dire, però sono sempre curiosa di testarne dei nuovi. Quindi oggi vi confronto gli ultimi prodotti che ho provato, partendo da questa crema per contorno occhi di Nakomi all'olio di semi d'uva e olio di argan. Questa è contenuta in un barattolino da 15 ml, l'ho terminata, quindi ve l'avevo già recensita in un video di prodotti finiti. Questo è il barattolino in vetro. Io la utilizzavo come crema contorno occhi per la notte. Mi è piaciuta perché mi andava a dare la giusta idratazione e alla mattina non avevo il contorno occhi segnato, però continuo a preferire l'eye care di Martina Gebhardt per la notte, quella rimane sul podio. A chi non piace invece quella di Martina Gebhardt, perché so che molte la trovano troppo pesante, questa può essere una valida alternativa perché come resa è abbastanza simile, però questa risulta un pochino più leggera come crema, quindi non nutriente come quella appunto di Martina Gebhardt. Vi metterò ovviamente nell'info box la lista dei prodotti che vi mostro in questo video con prezzi e quantità contenute nei vari flaconi, così fate due calcoli rapidi. Poi, altro prodotto che vi volevo mostrare è questa di Madara, questa della linea Smart Antioxidant, una crema contorno occhi antifatica che a me piace tantissimo. La sto utilizzando alla mattina, questa mi va proprio a rassodare il contorno occhi, mi va a dare una bella idratazione, mi mantiene l'idratazione poi tutto il giorno. Io la utilizzo tranquillamente come base trucco perché si assorbe velocemente, non è assolutamente unta, quindi io la sto usando con grande soddisfazione come crema contorno occhi da giorno. È indicata per un contorno occhi segnato, un contorno occhi stanco, con borse e occhiaie. Questa vi va proprio a togliere i segni della stanchezza, vi rende il contorno occhi più rassodato, luminoso, mi piace davvero tantissimo. Somiglia molto alla crema contorno occhi di Mossa, quella che vi avevo promosso e vi avevo già recensito nell'altro video, che mi è piaciuta tantissimo. Direi che quella rientra nel podio delle creme contorno occhi da giorno, però questa ha quel qualcosina in più. Io ve la consiglio tantissimo, è contenuta in un tubetto da 15 ml, io vado ad applicare 4 goccine direttamente dall'erogatore sul contorno occhi come indicato, poi picchietto e massaggio come step finale. Ha anche un profumino che a me ricorda i biscotti di pan di zenzero, un profumino speziato, veramente buonissimo anche il profumo, e io la promuovo a pieni voti, questa crema qua per me è top. Poi, altra crema che vi ho recensito di recente in un video di prodotti terminati è la Botox Like di VEGAP. Questa è contenuta in un flacone airless da 30 ml infinito per me, magari per qualcuno può risultare anche un pro, perché per un po' non deve comprare la crema contorno occhi, per me è un contro perché voglio sempre provare cose nuove, quindi questo qua mi è durato veramente un sacco. Ma al di là del contenuto, il flacone per me è perfetto perché essendo un flacone airless non viene contaminato da mani, da aria, da niente, e vedete quando sta per terminare, cioè mai, vabbè. Adesso torno seria, vedete quando sta per terminare perché è trasparente. Questa ha un altissimo potere liftante e vi fa proprio quell'effetto riempitivo. Io, come vi dicevo già nell'altro video, per l'inverno però la trovo poco idratante per il mio tipo di contorno occhi, che è un contorno occhi normale tendente al secco. Quindi mi sentivo un pochino tirare la zona. Per quanto riguarda invece i periodi più caldi, periodo
autunnale, diciamo, estivo, mi era piaciuta molto perché mi dava la giusta idratazione. Adesso necessito di qualcosina in più. Comunque è molto buona a livello di crema, anche a livello di ingredienti, contiene zafferano che è un antiossidante, un antipigmentante, contiene sangiovese, quindi da agricoltura biodinamica. Questo è un prodotto eco-bio come gli altri due che vi ho mostrato, sia di Nakomi che di Madara. Ha un bel potere liftante, quello sicuramente. Altro prodotto per contorno occhi di cui vi ho parlato ormai in tantissimi video e ve lo ritrovate qui, è questo prodotto di The Ordinary Caffeine Solution al 5% più EGCG, che deriva dalle foglie di tè verde e ha un potere antiossidante. Questo non va a sostituire la crema contorno occhi perché è una soluzione gellificata che ha la funzione di andarvi a ridurre le borse, a schiarire le occhiaie. Per il periodo caldo io utilizzavo anche solo questa perché per me aveva anche un potere idratante. È fatta in questo modo, con contagocce, vi ritrovate la soluzione, vedete così non è proprio liquidissima, come invece sono le goccine di taffy che ho utilizzato per tanto tempo e poi sono andata a sostituire con questa soluzione perché trovo più conveniente a livello di rapporto qualità-prezzo e anche per un fatto di resa. Io trovo che queste goccine schiariscano a livello praticamente immediato la zona. Ovviamente la schiaritura è temporanea, quindi se avete magari gli occhi particolarmente stanchi o un'occhiaia abbastanza evidente, io ve le consiglio perché vanno proprio a dare un effetto schiarente. Sulle borse dovrebbero avere un effetto anche drenante, ma non lo so perché io non ho borse, quindi non vi so dire come si comporta sulle borse. Magari se qualcuno l'ha provata sulle borse vuole scrivere come si è trovata, può essere utile. Io non ve lo so dire appunto perché non ho quel tipo di problema. Ultimo prodotto di cui vi parlo è questa crema fermentata di Benton. Questa la sto utilizzando alla sera, ve l'ho fatta vedere nella mia skincare routine serale in azione. Ha una consistenza bella densa, ma dal tubetto viene giù bene. Sono 30 grammi, quindi anche questa mi durerà per un bel po'. Comunque la consistenza la potete vedere qua, vedete, bella densa. Una volta che voi l'andate a massaggiare sul contorno occhi, si fonde con la pelle, ha una bella azione nutriente e idratante. Contiene diversi attivi interessanti come il galactomicete fermentato, i lisati, i peptidi, le ceramidi. Non è una crema contorno occhi eco-bio, ve lo segnalo perché mi è stato chiesto. Contiene butilene glicol e quindi non rientra nei prodotti certificati. Neanche questo dalla caffeina, è un prodotto eco-bio, però buoninci. Lo segnalo per chi è particolarmente attento a queste cose. Con questa crema io mi sto trovando benissimo per la notte, mi va a idratare bene la zona, mi rende il contorno occhi luminoso, mi toglie quelle linee di stanchezza, quindi alla mattina ho un bel contorno occhi idratato e radioso. Questa contiene anche i lisati che dovrebbero avere un'azione schiarente. Io nelle creme contorno occhi questa azione schiarente definitiva non l'ho trovata. Trovo più giusto dire un'azione illuminante, sicuramente dà una bella luminosità al contorno occhi, però un fattore schiarente definitivo no, non l'ho ancora trovato e non so neanche se mai lo troverò. Stessa cosa vale per le creme per la pelle, insomma. L'azione schiarente definitiva soprattutto sulle macchie solari, macchie da acne, così, cioè si fa fatica ad avere in una crema, a meno che non facciate dei trattamenti acidi o comunque dei trattamenti a livello proprio professionale dall'estetista, quella è un'altra cosa. Termina qua il video confronto, spero di esservi stata utile. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!